Siamo noi l'Italia che sogna ancora, l'Italia che crede ancora che qualcosa cambierà. Siamo noi l'Italia che fa la storia, che vuole la vittoria di un'idea di libertà. Oggi apertura di campagna elettorale qui a Mazara per Teresa Diadema, candidata nel collegio plurinominale Mazara Sciacca per il Partito Democratico. Un momento importante. Sì, è un momento importante non tanto per la sottoscritta, non tanto per il circolo di Mazara del Vallo che ha avuto insomma questo bel riconoscimento, ma penso sia un momento importante per la città di Mazara del Vallo. Quindi se riusciamo a trasmettere questo messaggio, se riusciamo a capire che Mazara del Vallo può esprimere una propria candidata e può arrivare ad avere voce in Parlamento, io penso che potremmo riuscire. Su quali basi si poggia la campagna elettorale? Quali sono insomma i punti salienti? È una campagna elettorale che voi insomma da giornalisti avete avuto modo di seguire. La nostra è una campagna elettorale fatta sicuramente non di slogan o di promesse azzardate, è fatta di un programma concreto con 100 punti che sono essenzialmente la sintesi delle cose che sono state fatte e altre 100 accanto ai punti fatti delle cose che possiamo fare, ma che possiamo fare perché siamo realisti, perché siamo concreti, perché le cose da fare non peserebbero sulle casse dello Stato più di quanto hanno fatto le ultime leggi di bilancio, e quindi il nostro motto è quello della concretezza. Ecco, ormai siamo nel pieno della campagna elettorale, non ci sono ovviamente come dire le preferenze, però per votare Teresa Diadema occorre barrare il simbolo del Partito Democratico. Diciamo un ultimo appello: perché bisogna barrare il Partito Democratico? Ma guardi, mi viene veramente semplice dirglielo, poco fa ho fatto una premessa, noi puntiamo a dare una speranza e un futuro a questo nostro paese Italia, quindi da una parte ci troviamo gli estremisti di destra che non fanno altro che raccontare e parlare soprattutto alla paura della gente. E raccogliere qualche voto in più semplicemente così, ma parliamo di una destra che parla di odio, parla di razzismo e parla di paura, e dall'altra parte ci sono quei bravi ragazzi, insomma quelli che si professavano essere bravi ragazzi, e Rimborsopoli la dice tutta, io non voglio aggiungere l'altro. Noi crediamo di avere gli strumenti necessari, crediamo di avere gli uomini necessari, la squadra necessaria per portare questo paese verso il futuro, che è il futuro dei nostri figli, e di questo ne siamo certi. Marco Campagna, segretario provinciale del Partito Democratico, è candidato in seconda posizione, virtualmente uno, nel collegio Mazara Sciacca per quanto riguarda il collegio plurinominale. Momento importante, siamo nel clou della campagna elettorale. Sì, ormai mancano due settimane, quindi diciamo che la vera battaglia inizia adesso. Siamo qui a Mazara, una città importante per questa parte di provincia che è legata al collegio agrigentino, il collegio si chiama appunto Mazara del Vallo, e qua siamo tutti i nostri candidati all'uninominale, al plurinominale, sia Camera che Senato. Lanciamo la sfida alle altre forze politiche, noi sul programma, sui contenuti, pochi slogan ma cose concrete che abbiamo fatto in questi anni. Senti, forse c'è da combattere, come dire, anche a parte i soliti che non andranno a votare e che sembra saranno ancora tantissimi, ma anche questa nuova legge elettorale, forse il meccanismo di voto qualcuno ancora non l'ha capito. Semplicemente basterà risolvere il problema barrando il simbolo del Partito Democratico. Sì, molto semplice, nel nostro caso barrate il simbolo sia alla Camera che al Senato del Partito Democratico e la vostra preferenza andrà a noi. Invito ancora gli indecisi, che sono tanti, a decidere bene per il Partito Democratico se si vuole continuare un percorso di riforme, non si vuole ritornare al passato, è una destra del
populisti che propongono davvero cose irrealizzabili, noi vi possiamo garantire una concretezza che abbiamo dimostrato in questi anni. C'è la possibilità che davvero il territorio possa esprimere il deputato? Ma questa è anche la bellezza, tra virgolette, di questa legge, cioè dei candidati del territorio che possono rappresentare le nostre comunità al Parlamento nazionale, quindi è importante anche scegliere i nostri rappresentanti e cercare di avere questa numerosa rappresentanza territoriale a Roma. Questo utile per le nostre comunità, per i nostri progetti, per chi amministra, avere dei riferimenti è importante. A me l'onore di salutarvi e di rappresentare il Partito Democratico e tutta la coalizione del centro-sinistra. E non me ne vogliano gli altri, presentare la candidatura della nostra segretaria Teresa Diadema, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale di Mazara Caltanissetta Gela. Allora, vi dico un po' questa bellissima avventura iniziata parecchio tempo fa. Teresa la conosciamo, stasera abbiamo con noi anche gli altri candidati del Partito Democratico e del collegio uninominale, che è la dottoressa Maria Iacono, il nostro segretario Marco Campagna, la dottoressa Daniela Cardinale, e sono in procinto di arrivare, ma abbiamo deciso di dare inizio, il professor Gulotta e il sottosegretario Davide Faraone. Dicevo, è un percorso appassionante che inizia da qualche tempo, è un percorso che ha iniziato Teresa, è stata già consigliere comunale, è stata la più votata al consiglio comunale alle scorse amministrative, ma abbiamo in questi mesi e in questi anni voluto portare avanti quello che era un principio un po' diverso, un principio di inclusione, di apertura, che si è concretizzato con il congresso che ha visto Teresa diventare segretario del partito a Mazara, un circolo che, con mille difetti come da tutte le parti, si è impegnato parecchio in questi anni. Mazara rappresenta sicuramente forse il comune più importante del collegio, sicuramente il collegio uninominale. Salutiamo Davide Faraone. Il collegio, nel collegio uninominale Mazara Sciacca sicuramente il comune più importante, è un comune dove il circolo del PD ha lavorato tanto in questi anni, ha lavorato tanto e con molta passione per il referendum del 4 di dicembre scorso, ha lavorato tanto per allargare il tesseramento, per fare una bella campagna di tesseramenti, ha lavorato tanto per creare un gruppo dirigente che fosse inclusivo oltre le logiche delle semplici tessere o dei numeri o dei freddi numeri. Un circolo che ha voluto dare spazio a delle idee, a delle risorse e a delle potenzialità. Credo che la candidatura di Teresa Diadema alla Camera dei Deputati, tra le quattro persone più rappresentative del collegio che hanno l'onere e l'onore di rappresentare il Partito Democratico da Mazara fino a Gela, passando per Caltanissetta, credo che sia un giusto, un doveroso, un incoraggiante e uno stimolante incoraggiamento per il partito di Mazara del Vallo, per la città di Mazara del Vallo e per il nostro territorio, per il nostro partito, a continuare a fare bene. Io non voglio dilungarmi tanto, credo che i saluti, nessuno meglio di noi qua dentro può rappresentare meglio di Teresa Diadema la persona più indicata per salutarvi e presentare la sua candidatura. Grazie già. Non so se si sente acceso, sì. Benvenuta a tutti, vi abbraccio virtualmente.
Sono contenta di questa bella presenza questa sera, numerosa. Avete sfidato la pioggia, siete usciti in un momento di antipolitica, voi siete la nostra linfa vitale, quindi vi abbraccio virtualmente di cuore. La vostra presenza mi emoziona, non mi nascondo nel dirvelo. Oggi siamo qui, quindi il primo ringraziamento va a voi e poi va a coloro che siedono con me in questo tavolo, coloro che ci stanno mettendo la faccia, i candidati del nostro collegio, e quindi ringrazio Davide, Daniela, Maria, Marco, il professore Gulotta che sta per arrivare perché era impegnato in un'altra manifestazione prima di questa. Non posso fare altro che ringraziare anche Giacomo per la presentazione. A me, io non mi piace parlare di me, mi piace parlare delle cose fatte, ma fatte come squadra, e quindi questa candidatura che mi è stata offerta io l'ho spersonalizzata immediatamente, l'ho detto ai miei ragazzi, li ho immediatamente chiamati, l'ho spersonalizzata perché ritengo che questa non è la candidatura semplicemente di Teresa Diadema, ma è la candidatura di un intero circolo, è la candidatura di una città che rivendica sicuramente voce in capitolo, rivendica di avere un ruolo importante nella geopolitica italiana e rivendica il ruolo di avere voce in Parlamento. Quindi io lo faccio in maniera piccola piccola, campanilistica, fatemelo passare, per dire che sono di Mazara del Vallo, ma tutti insieme rappresentiamo un bel pezzo di territorio, tutti insieme rappresentiamo sicuramente una bella fetta della Sicilia occidentale. E oggi siamo qui perché vi vogliamo parlare del nostro programma elettorale, vi vogliamo parlare senza proclami però, perché noi riteniamo di essere seri, di essere concreti, noi vi vogliamo parlare con le carte alla mano, non siamo qui per raccontarvi nessuna favoletta, non siamo qui per dirvi che vi vogliamo portare verso un paese dei balocchi, siamo qui per dirvi che il Partito Democratico ha lavorato in questi anni, ha lavorato sodo. E vi presentiamo, a qualcuno di voi è stato distribuito un opuscolo che vi racconta semplicemente, senza grandi trionfalismi, 100 cose fatte, e accanto vi racconta anche 100 altre cose possibili e fattibili. E vi dico perché senza trionfalismi, perché ciò che noi vi raccontiamo sono le cose che ci permettono di non pesare sulle casse dello Stato più di quanto abbiano fatto le ultime 5 leggi di bilancio. Per questo vi dico che noi vogliamo rappresentare la politica, lo vogliamo fare in maniera seria. E non posso non raccontarvi un pezzettino piccolo di storia, di come abbiamo ereditato questa Italia 5 anni fa. L'Italia 5 anni fa veramente viveva forse una delle più pesanti crisi della vita repubblicana. È una crisi di tutti i generi, economica ma anche sociale, e l'Italia l'abbiamo ereditata così, e l'abbiamo ereditata così, diciamocelo in faccia, non ci possiamo nascondere. Benvenuto al professore Gulotta, ben arrivato. Non ci possiamo nascondere nel dire che quell'Italia noi l'abbiamo ereditata da chi oggi va in televisione a firmare un nuovo contratto con gli italiani, da chi oggi va in televisione a dire di essere Mago Silvio e farà tutte le opere migliori del mondo per questa nostra Italia. Non ci lasciamo ingannare, non ci lasciamo trascinare. Ricordiamoci che l'Italia, e Berlusconi insieme a Salvini governava, ce l'hanno lasciata con un PIL che segnava meno 2, oggi è più 1,6%. Ma voi mi direte, ma sono numeri, sono freddi, cosa ci vuoi dire? Io vi voglio dire che l'Italia si è rimessa in moto, io vi voglio dire che l'Italia lentamente si sta ripartendo. E dico lentamente perché? Perché qualche giorno fa sono stata a Roma alla presentazione di tutti i candidati, qualcuno era insieme a me, e mi è piaciuto molto ascoltare il nostro ministro, il ministro Padoan. Che cosa ha detto il nostro ministro? Che veramente l'Italia ha attraversato un tunnel, è un sentiero stretto quello verso la ripresa,
È un sentiero stretto che da una parte ha tanta ci impone di stare in equilibrio, perché da una parte rischiamo l'austerità, dall'altra parte rischiamo l'indebitamento delle casse dello Stato, e noi non ci possiamo permettere né l'una e nell'altra cosa. Noi dobbiamo continuare a percorrere quel sentiero che è tutta in salita, che è lunga e difficile, ma che è l'unica strada che può portarci tutti quanti noi a dare un futuro ai nostri figli. E io, detto questo, vi voglio portare a riflettere. Quindi da una parte abbiamo avuto quest'Italia lasciata da Berlusconi e Salvini, che oggi e ricordatevi i titoli di giornali di quel periodo. Io non Davide, le cose le dobbiamo ricordare, perché purtroppo l'italiano a volte ha poca memoria. I titoli del giornale di quell'epoca, di fine mandato, dicevano che rischiavamo di non poter pagare le pensioni, dicevano che rischiavamo un prelievo forzoso sui nostri conti correnti. Quello è stato un periodo triste, era un periodo in cui le forze dell'ordine erano in piazza a rivendicare e a protestare contro i tagli che venivano fatti sulla sicurezza. Allora noi diciamo di essere diversi, noi diciamo di avere un programma concreto, di non urlare però per dire che cosa vogliamo fare o che cosa abbiamo fatto. Vogliamo semplicemente dire che tra noi e gli altri c'è una bella differenza, e a voi vi chiediamo di avere fiducia. E in piccole porzioni io vi voglio raccontare che cosa ha fatto il Partito Democratico. Sembrerà poco, però il Partito Democratico è riuscito a dare dei piccoli incentivi ai lavoratori, dei piccoli incentivi alla famiglia. Cosa sono? Sono gli 80 euro per i dipendenti pubblici, e qualcuno di voi qui insomma lo sa che è avvenuto, che lo sa che sono stati fatti questi piccoli aiuti. Cosa vuole fare il Partito Democratico? Li vuole allargare, li vuole dare anche ai dipendenti, a chi ha la partita IVA, a chi non riesce ad arrivare a fine mese. Sono, vi ripeto, piccoli aiuti, ma sono le cose che sono state fatte pian pianino con serietà, perché noi rivendichiamo veramente di avere dei grandi uomini a guidare questo Partito Democratico. Noi rivendichiamo il ruolo di Padoan, perché se noi abbiamo Padoan da una parte che ci dice: attenti italiani, stiamo andando bene, siamo sulla strada giusta, ma la strada è lunga ed è tutta in salita, dall'altra parte permettetemi di dire che abbiamo quella di 5 Stelle che dice che il PIL è cresciuto semplicemente perché abbiamo acceso l'aria condizionata. Ma veramente vogliamo dare l'Italia in mano a chi ci racconta una cosa del genere? E quindi, se da una parte abbiamo Berlusconi e Salvini, dall'altra parte abbiamo quelli del Movimento 5 Stelle, per carità, molti di voi abbiamo detto tentiamo, sono dei bravi ragazzi, sono onesti, perché non tentare di farli governare? Però andatelo a chiedere ai cittadini di Torino o ai cittadini di Roma se sono più disposti a farli provare. Perché se da una parte erano quei ragazzi che volevamo fare provare perché erano onesti, oggi lo scandalo del rimborsopoli veramente ci mette a nudo che né sono capaci e neanche sono onesti. E questo è qualcosa che ci deve fare riflettere, è qualcosa che ci deve fare fermare a pensare, a ragionare su qual è la strada giusta da percorrere. E io voglio calare il lavoro del Partito Democratico all'interno della mia città. Bene. Da anni si aspettava la stabilizzazione dei precari. Da anni io conosco precari che sono stati precari da ragazzi, che sono cresciuti precari, che nel frattempo si sono sposati, che hanno avuto figli e continuano a essere precari. La legge Madia, e Davide, che insomma è sottosegretario dello Stato, sa di che cosa stiamo parlando. Dal gennaio del 2018 la legge Madia sta permettendo alle pubbliche amministrazioni di stabilizzare finalmente. Questi per me sono fatti storici, sono fatti che non possono passare inosservato, e l'applauso è provenuto proprio da chi sta vivendo il precariato in questo momento, da chi sa che cosa sta succedendo all'interno del comune dopo tanti anni. Per noi questi sono dei fatti storici. E noi siamo orgogliosi di quello che si sta facendo, però non vi diciamo, e siamo anche sinceri, noi non vi diciamo che non abbiamo fatto degli sbagli, noi vi diciamo che siamo stati in grado di avere la legge Madia per stabilizzare, vi diciamo che siamo stati in grado di stabilizzare 130.000 precari della scuola, la buona scuola. Qualche amica mi consigliava, Teresa, sai,
quando vai lassù, evita di parlare della buona scuola. Inizialmente ci ho riflettuto, ho detto sì, forse parlare della buona scuola mi può attirare delle antipatie di chi vive il mondo della scuola. Ma poi, siccome io sono tipo molto coraggiosa, a me piace affrontare le sfide, io vi dico che abbiamo sbagliato tante cose. Davide, non ha funzionato l'algoritmo, non siamo stati bravissimi, non siamo stati pronti e preparati, c'è gente che nel mondo della scuola ha dovuto fare i ricorsi, lo sappiamo, però abbiamo stabilizzato 130.000 precari. Adesso sta al Partito Democratico essere in grado di riportare quei precari al sud. Perché voi sapete che qui abbiamo un esubero di docenti rispetto al numero degli studenti. E allora che cosa ha messo in programma il Partito Democratico? Di fare scendere questi precari, questi docenti al sud, facendo sì che gli studenti del mezzogiorno abbiano gli stessi diritti di quelli del nord, ossia la scuola al tempo pieno, ossia la scuola con la mensa. Questo ci permetterà pian pianino di fare scendere queste madri e padri di famiglia che si sono dovuti staccare dalla propria famiglia e accettare un posto al nord. Queste sono le cose che ha fatto il Partito Democratico, queste sono le cose che rivendichiamo con forza. Il Partito Democratico, e stringo perché devono anche parlare gli altri, io da padrone di casa ne sto un po' approfittando, perdonatemi, e noi rivendichiamo con forza la lunga strada e la bella pagina che abbiamo scritto sui diritti civili, sul biotestamento che non avevamo, sulle unioni civili, sul divorzio breve e poi il dopo di noi. E poi ancora il uno su tutte, mi ha colpito e l'ho fatto in questi giorni, mi sono soffermata, ringrazio Sergio che ha regalato un libro a mio figlio. Mio figlio si è appena laureato e ha ricevuto uno dei più bei regali, un bel libro, è il libro del nostro ministro Martina. Si chiama Dall'Italia alla Terra, la Terra all'Italia. E allora io in questo periodo di campagna elettorale vi confesso che non ho avuto grande tempo per dedicarmi alla lettura dei buoni libri, però quel libro mi intrigava e allora sono riuscita a sfogliarne qualche pagina. E quello su cui mi sono soffermata, oltre al grande lavoro che ha fatto il nostro ministro Martina, grandi incentivi per il sud, lo so che ancora non si vedono, lo so che ancora non abbiamo avuto modo di vedere tutto quello che è accaduto, però vi posso assicurare che il ministro Martina ha lavorato tanto per il mezzogiorno, tanti progetti, Resta Sud, le banche, la terra delle banche incolte, gli aiuti per far rimanere gli under 40 nelle nostre terre con anche l'agricoltura solidale. Sono tante cose che si sono messe in moto. Dicevo, una su tutta mi ha colpito la grande maturità del nostro Parlamento quando nell'ottobre del 2016 è riuscita ad approvare una legge che secondo me è una legge che ci dà veramente un grande passo avanti di civiltà, che è la legge sul caporalato. E quella legge sul caporalato mi ha colpito e mi ha commosso, perché è venuta fuori quella legge immediatamente dopo aver avuto notizia giornalistica di una donna nostra coetanea, una 49enne, madre di famiglia, che è morta di lavoro e di stento sui campi a causa del caporalato. Io rivendico questi risultati del Partito Democratico e ne sono fiera di appartenere al Partito Democratico, così come sono fiera di avere dei rappresentanti come Gentiloni, perché noi abbiamo Gentiloni, loro hanno Di Maio, quello che voleva mandare a mediare in Libia un qualche dittatore. Immaginatevi a chi diamo il paese in mano. E noi abbiamo Minniti, loro hanno Salvini. Un altro punto, e vado a chiudere, che mi hanno detto che era difficile da toccare, quello sull'immigrazione. E ve lo racconto, ve lo dico da madre, ve lo dico da donna che è in famiglia, ha impresa, tra l'altro noi abbiamo anche un'impresa, una piccola flotta peschereccia, quindi so di che cosa stiamo parlando. E quando si tocca il tasto dell'immigrazione ci prude un po' a tutti parlarne, no? Perché è un tasto dolente.
perché è un testo difficile da affrontare, come è difficile da affrontare questa epocale e colossale emigrazione che sta avvenendo adesso di gran parte di disperati, perché sappiate che i terroristi non vengono coi barconi, è troppo rischioso, quelli vengono in un'altra maniera, non arrivano con i barconi. Non vi fate riempire la testa di queste cose, perché c'è chi vuole guadagnare qualche voto parlando alla paura della gente. Noi non vogliamo parlare della paura, noi vogliamo fare riflettere. Ed è vero, il Partito Democratico ha perso qualche punto percentuale quando ha parlato di immigrazione, è vero, però noi preferiamo veramente perdere qualche punto percentuale ma salvare le vite umane. E ve lo dice chi, avendo a che fare col mondo col mare, avendo imprese, avendo dei pescherecci, ogni tanto, Davide, Gaspare, ogni tanto ci è arrivata di notte qualche telefonata dei nostri uomini, dei nostri comandanti, che ci hanno chiesto: abbiamo un barcone davanti, ci sono donne, ci sono neonati, che facciamo? Tagliate le reti, buttate via qualche euro e salvate quelle vite. Io sono orgogliosa di questi valori, e sono valori che ha il mio Partito Democratico. E detto questo, vi invito a tornare a casa, a parlare ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri familiari, a portarvi dietro il nostro opuscolo e raccontare che cos'è il Partito Democratico. Fatelo non per Teresa, non per il circolo del Partito Democratico, non per coloro che siedono qua, ma fatelo per i vostri figli e per i nostri figli. Vi ringrazio. Grazie Teresa, per averci ricordato con quale passione possiamo andare orgogliosi di far parte del Partito Democratico. Non dobbiamo dimenticarlo mai. Il programma si chiama 100 cose fatte, 100 cose da fare, e già Teresa ne ha sviscerate un bel po'. Mi piace la prima frase con cui inizia: viviamo nel paese più bello del mondo e ne siamo orgogliosi. Come siamo orgogliosi, noi che siamo gente di mare, e siamo cresciuti sapendo che al mare le vite umane si salvano, sempre e comunque. Non ci sarà mai nessuno che ci convincerà del contrario. Grazie Teresa. Adesso voglio che a continuare questa chiacchierata stasera sia una giovane ragazza, sì, decisamente più giovane di me, che ormai sono vecchiotto, è candidata la capolista nel collegio proporzionale alla Camera dei Deputati, è già alla seconda legislatura, Daniela Cardinale. Grazie Giacomo. Grazie a Teresa per aver organizzato questo incontro che mi dà l'opportunità di essere qui a Mazara e incontrare tutti voi. E poi grazie a voi per la vostra presenza, perché lo dicevo in altri incontri che abbiamo fatto, vedere così tanta gente credo che ci dia la forza, a me, a noi candidati, di andare avanti e di affrontare ancora con più entusiasmo, con più forza questa campagna elettorale. Questi giorni, questi 15 giorni scarsi ormai che ci separano al voto del 4 marzo. È una campagna elettorale, dicevo anche stamattina ad Agrigento, un po' anomala, diversa dalle altre, diversa perché è cambiato innanzitutto il sistema di voto, ma è diversa anche il modo in cui le forze politiche si porgono agli elettori, ai cittadini, al Paese. Noi stiamo conducendo una campagna elettorale e continueremo a farlo in questi giorni, che è sobria, pacata, onesta, seria, che vuole raccontare, come diceva bene Teresa prima, il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, ma anche le fatiche, gli sforzi che il Partito Democratico ha dovuto affrontare per riuscire a tirare fuori il nostro Paese dalla situazione in cui si trovava all'inizio di questa legislatura che si è appena conclusa. E allora ha fatto bene Teresa, e vorrei farlo brevemente pure io, a ricordare com'era 5 anni fa l'Italia, dopo il governo Berlusconi e dopo il governo Monti. L'Italia era in piena recessione, Teresa diceva il PIL era a meno 2 punti.
sotto due punti. Oggi, per il terzo anno consecutivo, il PIL del nostro paese supera l'1,5%. Quasi tutti gli indicatori economici, dalla bilancia dei pagamenti a quella commerciale, all'export, segnano l'occupazione, il mezzogiorno, hanno tutti un segno positivo. La produzione industriale, l'Istat, sono dati Istat, ci dicono che è quasi raddoppiata rispetto allo scorso anno, e questo è anche soprattutto merito delle politiche che sono state messe in atto dal governo, in questo caso del piano Industria 4.0 e anche del taglio delle tasse alle imprese. Ma potrei continuare col dire che quando noi siamo arrivati al governo le persone che lavoravano erano 22 milioni e che oggi sono 23 milioni, quindi è vero che siamo riusciti a creare in questi 5 anni 1 milione di nuovi posti di lavoro, tra l'altro più della metà dei quali, il 53%, a tempo indeterminato. E continuare col dirvi che la disoccupazione giovanile, quando noi siamo arrivati, era al 44%, oggi è al 32% e noi puntiamo a farla arrivare sotto il 20%. Io so bene che mentre vi do questi numeri, queste cifre, magari voi pensate all'amico, al parente, al conoscente che non ha lavoro, che non riesce a trovarlo, che è dovuto andare via per cercarlo, e che tra queste cifre e il vissuto, la vita quotidiana, c'è uno spread sociale che molto spesso orienta al voto contro. Però noi non possiamo rassegnarci, perché il paese è in ripresa e la ripresa economica sicuramente è dura, in salita, però è già iniziata. È iniziata grazie anche al lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni. Un lavoro, come dicevo, faticoso, però siamo riusciti a far uscire il nostro paese dalla crisi nel quale si trovava. Adesso dobbiamo continuare. Teresa elencava prima, raccontava tante riforme, tante provvedimenti che sono state leggi, che sono state approvate. Quella che si è appena conclusa è stata una delle legislature più produttive degli ultimi decenni, in cui appunto sono state approvate leggi e riforme che hanno inciso positivamente sulla vita quotidiana di tutti gli italiani. Certo, alcuni effetti già si vedono, altri si vedranno con il tempo. E allora io credo che tutti questi, come tanti altri, sono dei solidi argomenti che noi possiamo opporre al populismo, al qualunquismo di quanti stanno facendo, ma continueranno a fare una campagna elettorale sfruttando cinicamente il malessere, purtroppo, di larga parte della nostra società. E allora noi dobbiamo smascherare questi apprendisti stregoni, questi illusionisti, chiamiamoli così, e per farlo dobbiamo contattare tutti, quanta più gente possibile, quanti elettori possibili. Noi puntiamo sul vostro aiuto, sulla vostra forza anche. Io quindi vi ringrazio fin da ora per l'aiuto che potrete darci, perché, lo diceva già Teresa, io non voglio rubare tempo agli altri che interverranno dopo di me, però il Partito Democratico ha già fatto delle cose, quindi noi, andando in giro, possiamo già raccontare le cose che abbiamo fatto e le proposte che il Partito Democratico ha, che sono proposte altrettanto serie e concrete. Io voglio chiudere con una frase, con quello che scriveva Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva che la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per volerle cambiare. Allora noi credo che siamo, il Partito Democratico è una forza popolare, liberale, riformista e progressista che deve puntare sul coraggio per rendere l'Italia più forte e più giusta. Per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Grazie. Grazie all'onorevole Daniela Cardinale. Mi collego all'ultima frase che hai lanciato, prendendo un'altra frase del programma del Partito Democratico. L'Italia che vogliamo va costruita giorno per giorno, con tanti piccoli passi avanti, non compromesse irrealizzabili. È questo che farà la differenza
tra il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra e tutti gli altri e tutte le altre forze. La concretezza dei fatti e la forza delle idee delle e dei programmi. Insieme al PD in questa avventura, in questa coalizione centrosinistra, ci sono tre forze. C'è la lista di Insieme, c'è la lista della Lorenzin, c'è la lista di Più Europa di Emma Bonino. Tutte queste liste sostengono il candidato che con la nuova legge elettorale si sfida testa a testa e che dove sarà fondamentale, diciamo, per riuscire ad avere una maggioranza in Parlamento, si sfidano al collegio uninominale. Stasera voglio presentarvi anche la dottoressa Maria Iacono, che è candidata al collegio uninominale al Senato, nel nostro collegio uninominale del Senato. Maria Iacono è già onorevole, è già stato sindaco di Caltabellotta, dove fanno un ottimo olio che il suo amico mi ha fatto conoscere, e le lascio la parola. Grazie, grazie, anch'io sono molto felice di essere qui stasera. Come diceva bene Giacomo, io affronto questa campagna elettorale in un collegio uninominale molto vasto che comprende i 43 comuni della provincia di Agrigento più i comuni del Trapanese fino a Mazara del Vallo, e per la prima volta la fatica di portare avanti la campagna elettorale confrontandosi con un elettorato più vasto ci impone anche così di correre e di toccare ovviamente tutte le realtà. Una cosa quasi impossibile, ma ci stiamo tentando veramente. La puntata oggi qui per me è particolarmente importante perché a Mazara sono stata durante questa mia esperienza di parlamentare, sono passata insomma a fare degli incontri, in particolare nella zona comunque del Trapanese. Sono stata a Castelvetrano, sono stata a Partanna, dove ho fatto delle iniziative sulla legge sull'omicidio stradale, un'altra legge importante che abbiamo portato a compimento in questa diciassettesima legislatura. A Castelvetrano perché Castelvetrano rappresenta una di quelle realtà dove la mia specifica iniziativa parlamentare ha portato all'inserimento nel testo di legge sull'istituzione delle ferrovie turistiche in Italia, una legge appunto che porta il mio nome, ha portato quella tratta che tocca la vostra provincia dentro a questa legge, quindi con la possibilità nei prossimi giorni di poter usufruire di finanziamenti importanti e che hanno riguardato appunto l'approvazione di questa legge. Si tratta della legge appunto sull'istituzione delle ferrovie turistiche, dell'utilizzo a fine turistici dei treni storici, con un'attività parlamentare che ci ha visto presente sul territorio con le associazioni che su questo territorio se ne sono occupate e che, ripeto, hanno visto questa bella legge essere approvata appunto nelle aule parlamentari. Avete visto che la campagna, che è una campagna politica, passa attraverso alcuni messaggi. Il tema dell'immigrazione, che è un tema davvero, oggi mi dicevano che Minniti ha parlato in una trasmissione televisiva, che è stato molto bravo, che ha fatto comprendere anche che il fenomeno va gestito e che noi abbiamo non solo imparato ad accogliere e abbiamo accolto e abbiamo evitato che la gente morisse in mare, ma abbiamo fatto di più, abbiamo tentato tra mille difficoltà con l'Italia lasciata quasi sola, abbiamo di fatto cercato di governare un fenomeno che ha visto ovviamente il nostro paese come il paese di primo approdo. E un ragionamento diverso ora comincia a circolare in Europa.
Ecco, tutto questo è costata una grande fatica, è costata diciamo il fatto che ci siamo imposti in Europa, ma questo non può essere oggi l'argomento che facciamo utilizzare agli altri contro un paese invece che sta tentando con tutte le sue forze, che ha tentato, che è riuscito ad uscire da una crisi profonda. Noi tutto questo lo dobbiamo difendere, come diceva bene Teresa, non per noi ma per i nostri figli, perché quando questi fenomeni estremisti, razzisti, xenofobi tentano diciamo di prevalere, rischiano di buttare il paese nel caos. È questo che noi dobbiamo riuscire a fare, che dobbiamo riuscire a spiegare ai cittadini, e quindi lo dobbiamo fare certo con la pacatezza che ci contraddistingue, ma lo dobbiamo fare con forza, cercando il voto casa per casa, cercando il voto tra gli amici, i parenti, perché solo così potremo riuscire in una battaglia complicata, difficile, ma anche forte, che può venire da questa nostra campagna elettorale. Grazie Maria. Adesso vi presento l'altro candidato uninominale della coalizione, candidato al collegio uninominale della Camera, Mazzara Sciacca. Il collegio uninominale della Camera va Mazzara, Castelvetrano fino a Sciacca e Ribera, e stasera lo conosciamo, è la prima volta che lo vediamo a Mazzara. È il dottore Gaspare Gulotta, medico ordinario di chirurgia all'Università di Palermo, direttore della scuola di specializzazione di chirurgia d'emergenza. Noi soltanto numeri uno. Poi vi chiedete perché Di Maio non si vuole incontrare con noi. È normale. Grazie di cuore, cari amici. Grazie Teresa per l'opportunità che mi hai dato. Grazie Mario per avermi dato la parola. Mi scuso per essere arrivato un po' in ritardo, perché ho voluto incontrare una comunità veramente di grande affetto, di grande afflato, di pazienti che io ho operato, che mi hanno voluto incontrare, dei colleghi che mi hanno voluto incontrare. Ho cercato di correre, poi la pioggia mi ha preso, ma anche di allievi che qui nella nobilissima Mazzara così studiano e si sono imposti nella loro professione. Sono particolarmente contento di essere qui, quella che definisco una città veramente nobile, non solo perché rappresenta un nucleo dell'elettorato numericamente particolarmente importante, no? Sono contento di essere qui a Mazzara questa sera, perché Mazzara è un caro affettuoso saluto ai nostri fratelli che vedo alla mia sinistra in fondo della sala, perché credo che Mazzara sia veramente un nobile esempio di comunicazione perfetta, di integrazione di popoli, e l'ha sempre dimostrato dai tempi molto lontani, da prima del Medioevo e poi con il Rinascimento e poi con il Barocco, di cui Mazzara con i suoi monumenti si caratterizza. Questa perfetta integrazione è una dimostrazione evidente di come questi popoli possono veramente convivere nel lavoro, nell'unità, nella pace, nella serenità. Quindi onore e merito a Mazzara, nobile città dell'accoglienza vera, dimostrata nel tempo e non nella quotidianità così spesa in televisione, con immagini, con spot più o meno negativi. Mazzara l'ha sempre dimostrato questo, Mazzara l'ha sempre dimostrato con la sua cultura, con il suo turismo, con la sua pesca, e poi su questi argomenti ci ritornerò. Mazzara veramente grande, non? I temi sono stati toccati, è inutile che io ripeto tutto ciò che è stato detto, non? Va bene, cari amici, in atto e in gioco il destino veramente dei nostri giovani. È una campagna elettorale particolarmente anomala. In verità io non vedo, mi farebbe molto piacere non sfidare, ma confrontarmi con i miei competitor, non li vedo. Probabilmente sono delle espressioni poco presentabili. Io sono certo, ne sono particolarmente certo,
che il nostro partito, la nostra coalizione ha messo in campo, ma escluso ovviamente i volti migliori, non, l'espressione più alta della politica, non, persone semplici, persone capaci, persone che hanno una grande dignità, un'onestà vera, non enunciata, un'onestà vera, persone che hanno dimostrato nel loro operato di saper fare nella vita di ogni giorno. Io spero che il futuro della nostra politica, il futuro della nostra coalizione, sono certo che se noi metteremo in questi giorni, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, il nostro impegno profondo, i nostri principi che non sono principi tirati in campo in campagna elettorale, se noi metteremo veramente le nostre facce, la nostra storia, le nostre espressioni più semplici, la nostra umanità, la nostra umiltà, il nostro amore nei confronti della nostra gente, sono certo, cari amici, che noi vinceremo questa elezione, perché il volto veramente della semplicità, dell'efficienza, dell'onestà vera e intellettuale. Cari amici, andiamo tra i nostri cittadini, incontriamo la gente, comprendiamo le loro sofferenze, trasmettiamo a loro questo nostro amore e state certi che il 4 marzo noi vinceremo. Grazie professore. Notavo una cosa, notavo che questa sera abbiamo da un'ora parliamo di Partito Democratico, parliamo di Italia, parliamo di paese e abbiamo citato i nostri amici, i nostri deputati candidati hanno citato il ministro Minniti, il ministro Calenda, il premier Gentiloni, hanno citato il ministro Martina, hanno citato un po' una squadra di governo. Credo che questa sia la dimostrazione che il Partito Democratico ancora oggi può essere considerato l'unico simbolo che non ha un nome scritto sotto. Tutti gli altri partiti ci hanno Grillo, Di Maio, Bonino, come si chiama, Berlusconi, eccetera, eccetera. Ancora oggi il Partito Democratico può essere e deve essere unione, deve essere motivo di unione per questo paese. Io vedo tanti professionisti, tante donne, tanti uomini, tanti ragazzi, vedo tutti i dirigenti o quasi tutti i dirigenti, e mi piace sottolinearlo questo, tutti di Mazara, e vedo e mi piace salutarlo, il nostro ex sindaco Giorgio Macaddino, Baldo Cucciardi già l'ha salutato abbondantemente il professore, e mi piace anche salutare l'onorevole mio dottore personale Salvatore Giacalone, che questa sera è qui tra noi e ha sempre una parola e un contributo prezioso da darci. E allora, siccome hanno parlato di tutti, spetta a me salutare il nostro segretario nazionale Matteo Renzi, che non l'ha nominato nessuno, dicendo che è stato accusato finora di essere il padrone di un partito. In realtà si può parlare di Partito Democratico per un'ora senza nominarlo e senza parlare di Renzi. Il Partito Democratico è una squadra ed ha una squadra per l'Italia. E siccome dovevo presentarvi il nostro segretario provinciale, che è Marco Campagna, anche lui candidato al collegio proporzionale della Camera dei Deputati, anche Marco lo conosciamo, il nostro segretario provinciale del Partito Democratico, ex vice sindaco di Castelvetrano, non ha bisogno di ulteriori presentazioni, vai Marco. Grazie per essere qui, io vi confesso che non mi stupisco di vedervi così numerosi, e non solo perché c'è candidata Teresa, ma perché le democratiche, i democratici mazzaresi nei momenti chiave della storia di questo paese ci sono sempre e ci saranno sempre. Ecco perché non mi sono stupito nel vedervi così numerosi. E questo è un passaggio chiave per il nostro paese. Chi mi ha preceduto lo ha delineato in maniera molto chiara. Noi nelle prossime settimane sceglieremo se la rotta del nostro paese Italia è verso la rassegnazione o la fiducia, se è verso il passato o il futuro. La destra e i populismi giocheranno la campagna elettorale su due fattori: programmi irrealizzabili e paura. Noi no, noi siamo diversi,
noi abbiamo una visione chiara del paese e questo è il migliore antidoto all'antipolitica. Lo avete ascoltato dalle cose che hanno detto chi mi ha preceduto e chi è stato in questi anni nel Parlamento nazionale, per le cose che hanno realizzato. Ma è soltanto l'inizio di un cammino, di un progetto di riforma del paese che abbiamo messo in atto. Ancora c'è tanto da fare. L'ossessione per il sociale, per il lavoro, nasce dalla consapevolezza che tanti concittadini che incontriamo in queste ore in campagna elettorale ancora non hanno contezza della ripresa economica che si sta realizzando nel nostro paese. Ed è a loro che la nostra proposta per le cose che vogliamo fare deve essere rivolta in maniera più forte e chiara. Abbiamo realizzato tanto. 5 anni fa tante cose che oggi ci sono erano impensabili, soprattutto per la mia generazione. Si è parlato di unioni civili, biotestamento, ma c'erano tanti più licenziamenti che assunzioni in questi anni che ci lasciamo alle spalle. C'è una speranza che è stata accesa dal Partito Democratico, dei suoi governi, da chi ha creduto che il cambiamento è possibile. E questa è una vera sinistra, permettetemi di dirlo, chi si sporca le mani per cambiare il paese in meglio e per dare delle soluzioni, soprattutto a chi vive dei momenti di difficoltà. Io sarò molto breve, perché è giusto che ci impegniamo adesso tutti a cercare voti e consensi. Vedete, è una campagna elettorale difficile, ma credo che proprio in questi momenti si vede il nostro spirito. Noi stiamo lì dove ci sono i conflitti, è lì che sta la sinistra progressista e riformista. Ora avanti, abbiamo una campagna elettorale da vincere insieme, con le nostre parole, con i nostri valori, con l'orgoglio di quello che abbiamo fatto in questi anni e di quello che faremo per il paese. Grazie, buon lavoro, buona campagna elettorale. Grazie Marco, sei stato preciso e puntuale come al solito. Io vi ringrazio, anche se credo che la persona più adatta a concludere questa serata sia Davide Faraone, sottosegretario diciamo del Partito Democratico. Lo invito a prendere la parola e chiudere questa giornata, diciamo questa serata insieme. Grazie. Poi già una vittoria noi l'abbiamo ottenuta qui dentro, perché vedo più foto di Teresa che di Cristaldi, che ho visto che si è sobrio nelle fotografie. E vi ringrazio per questa serata, ringrazio Teresa per l'invito, ringrazio Baldo e Marco innanzitutto, che sono i padroni di casa. E poi naturalmente sia Maria che la persona che ho stalkerizzato affinché si candidasse, che ringrazio particolarmente perché ci ha creduto e perché ha creduto in questo progetto, in questo partito. E io sarò breve, non quanto Marco, ma non lungo quanto lui, quindi una via di mezzo. E vi voglio ringraziare particolarmente soprattutto per quello che farete, perché questa campagna elettorale non si vince se è tutta affidata ai candidati, a Teresa in primis, visto che è di questa comunità e visto che in questa comunità noi abbiamo una bella realtà di Partito Democratico, abbiamo tante donne e tanti uomini che possono rappresentare un vissuto innanzitutto. E dobbiamo portare avanti un po' quello che è scritto nel programma del PD. Se guardate i 100 punti, non so se il pezzo di propaganda è arrivato anche qui a Mazara, se non è arrivato lo faremo arrivare, è proprio rappresentato questo programma con 100 punti a sinistra di 100 cose fatte e a destra 100 punti di 100 cose da fare in continuità con i risultati raggiunti. Questa è la campagna elettorale che dobbiamo raccontare. C'è tutti i risultati di un governo che sono stati raccontati da coloro che mi hanno preceduto e soprattutto quello che ancora c'è da fare, perché è vero che noi abbiamo tirato fuori il paese da un pantano, perché lo dobbiamo intanto ricordare questo, l'hanno fatto tutti i relatori che hanno parlato prima di me.
Se ricordiamo, 5 anni fa, non 50 anni fa, il governo Monti era un governo, ogni volta che appariva Monti in TV ognuno di noi si toccava le tasche per capire a chi avrebbe sottratto qualcosa, le pensioni, il blocco salariale, il blocco dei concorsi, il blocco delle stabilizzazioni del precariato, cioè tutta una serie di interventi che 5 anni fa erano stati bloccati. La reintroduzione di una serie di tasse, ricorderete che fu reintrodotta l'IMU, fu fatto un provvedimento sull'IVA che noi abbiamo bloccato in questi 5 anni e che se avessimo lasciato il percorso che allora introdusse Monti sarebbe stata sostanzialmente innalzata questa tassa che riguarda tutti i cittadini. Quindi noi abbiamo ereditato il Paese in quelle condizioni. Io ricordo che fino alla settimana scorsa abbiamo sbloccato i contratti della pubblica istruzione, dopo aver sbloccato quelli, gli aumenti salariali della pubblica istruzione, dopo aver sbloccato quelli delle forze dell'ordine, della pubblica amministrazione. Abbiamo stabilizzato, venivano ricordati i precari della scuola, ma anche quelli contrattisti qui nel Mezzogiorno, in Sicilia in particolare, perché oggi l'amministrazione comunale possono stabilizzare quei precari, ma accanto a quello abbiamo riavviato i concorsi pubblici in Sicilia. Cioè, voi ricorderete che si sono interrotti per anni questi concorsi perché c'erano da stabilizzare i precari. Noi li abbiamo stabilizzati e abbiamo riavviato l'iter del concorso pubblico che sembrava una chimera. Finalmente, grazie a questo governo e grazie alla ministra Madia, abbiamo rimesso la possibilità di assumere la pubblica amministrazione. Ora, questi sono risultati concreti che affianco ad un altro risultato concreto, perché vi hanno raccontato in questi anni che un governo che investiva nella pubblica amministrazione, investiva nelle assunzioni, nelle stabilizzazioni, investiva nella sanità, investiva nella scuola, era un governo che necessariamente doveva aumentare le tasse. Non era questo quello che ci raccontavano in questi anni. Noi abbiamo fatto tutte le cose che vi ho detto, più un investimento importante nella salute, e al tempo stesso abbiamo tagliato le tasse. Quindi questa storiella e questa dicotomia, questa favoletta per cui la destra taglia le tasse e taglia lo Stato sociale, la sinistra alza le tasse e investe lo Stato sociale, questi governi di centrosinistra che hanno governato in questi 5 anni l'hanno abbattuta, hanno dimostrato questi governi che è possibile investire nel pubblico, nelle infrastrutture, nei servizi pubblici, la salute, nella scuola, al tempo stesso si possono tagliare le tasse. Se andate a fare il calcolo del taglio dell'IMU, dell'IMU agricola, della TASI, dell'IRPEF, i famosi 80 euro, se andate a fare la somma di tutti gli interventi di decontribuzione, compreso il Jobs Act, che vuol dire investire sugli imprenditori che assumono, e quindi decontribuzioni per gli imprenditori che assumono, e il punto successivo, quello che c'è da fare, è come rendere più vantaggiosi i contratti a tempo indeterminato, per cui prima fase decontribuzione, assunzione per 3 anni, 1 milione di posti di lavoro, purtroppo meno nel Mezzogiorno perché ci sono meno aziende. Seconda fase, vantaggio per tutti gli imprenditori, che quei lavoratori che hanno assunto con contratti precari diventino invece contratti stabili, e su questo costruire i vantaggi economici per gli imprenditori che fanno azioni di questo genere. Io credo che c'è una coerenza in tutta un'azione che abbiamo compiuto in questi anni. Sicuramente chi governa commette anche degli errori, ed è sicuro, ed è molto meglio commettere errori perché fai rispetto a stare lì a galleggiare perché hai paura di sbagliare. Noi come governo abbiamo deciso di rompere un po' di stagnazioni, di toccare alcuni fili pericolosi pur di incidere e lasciare il segno nel Paese. E io vi ricordo che una delle azioni riformiste più importanti che è stata fatta da questo governo era la riforma istituzionale, e tutti quelli che ora piangono sulla legge elettorale del come mai ci sarà una situazione in cui probabilmente nessuno raggiungerà una maggioranza, tutti quelli che ci dicono ma allora farete l'accordo con Forza Italia altrimenti non si fanno governi, magari erano gli stessi che votavano no il 4 dicembre di qualche mese fa e che ci hanno consegnato un Paese istituzionalmente instabile.
Ora tutti ci sorprendiamo, noi 5 anni che governiamo con una guida progressista che è stata affidata al Partito Democratico, per fortuna, perché quella legge elettorale di quel tempo prevedeva quel premio di maggioranza ampio per un partito che ha vinto per un'incollatura le scorse elezioni. Abbiamo vinto per pochissimi decimali e per quei decimali abbiamo avuto una maggioranza alla Camera del 60%, quindi eravamo tantissimi parlamentari del PD. Ora, grazie a quella maggioranza lì, noi abbiamo avuto affidata la guida del Paese, ma i governi che abbiamo fatto nei 5 anni passati sono stati governi sostenuti anche da forze politiche che si erano presentate diciamo, contro di noi. Per cui quello che è accaduto nella passata legislatura è un fenomeno che ci ha visto affidate la guida perché siamo arrivati primi. Ora, la stessa cosa dobbiamo fare in questo momento qui. Ve lo dico perché magari chiacchierando fra di voi qualche mese fa sui risultati possibili elettorali in Francia, negli Stati Uniti d'America, in Austria, in Spagna, in Grecia, fra di voi molto spesso si sentiva dire del rischio, ad esempio, che cosa poteva accadere in Europa se avesse vinto la Le Pen, cosa poteva accadere in Francia e cosa sarebbe potuto accadere poi con un effetto contagioso anche in Italia e in tutto il resto del continente. Ora, perché avevamo quella tensione lì nell'avvertire il rischio che vincesse la Le Pen? E non ci deve essere qui la stessa tensione nell'avvertire il rischio che possono vincere 5 Stelle o Salvini. Io vedo lo stesso identico pericolo. E Berlusconi che ci racconta che è lui l'argine ai populismi e alla demagogia e alla xenofobia. Lui sta votando con loro, è alleato di queste forze politiche. Quindi chi vota Berlusconi, chi vota quelle forze politiche, favorisce quel percorso lì. Ora, in questi giorni, noi questa tensione la dobbiamo riscoprire. Dobbiamo convincerci del fatto che questa campagna elettorale è una campagna elettorale decisiva per il futuro dell'Italia. O si continua in un percorso riformista con tutti gli errori, con tutti i limiti, anche i limiti del PD. Chiunque pensa che si poteva fare meglio, si potevano esprimere candidature migliori, si potevano esprimere progetti migliori, ha tutto il tempo dal 5 di marzo in poi per poter affermare questa idea. Anzi, devo dire, come Partito Democratico siamo veramente democratici nel poter discutere con tutti gli strumenti, dai congressi alle primarie, per poter dire quello che è giusto e quello che è sbagliato per ognuno di noi. Però trasformare le elezioni in un congresso politico è un errore. Noi fino al 4 di marzo dobbiamo dedicarci esclusivamente a sconfiggere quelli lì, perché io vorrei evitare di stare dal 5 marzo, dovesse vincere il centrodestra, a fare le valutazioni, se ci fossimo impegnati di più, se il PD fosse arrivato il primo partito, probabilmente non sarebbe accaduto tutto questo. E l'unico modo per evitarlo, per impedirlo, è che noi ci si impegni e si vincano queste elezioni. Abbiamo una campagna elettorale con candidati spendibili. Poco fa lo hanno detto altri prima di me, gli altri candidati io non li vedo. È una strategia, non hanno candidati all'altezza e dicono facciamo girare i simboli. Anzi, proprio Berlusconi, come marketing politico, consiglia ai candidati di non farsi vedere. Cioè, è proprio l'emblema di come noi invece abbiamo immaginato una legge elettorale con collegi uninominali, con donne e uomini da presentare ai cittadini, il più possibile legati ai territori. Questi che sono qui, candidati, sono tutti candidati nati e cresciuti nei territori dove sono candidati. Cioè, nelle altre forze politiche non è così. Noi non avremo nel PD in Sicilia un solo eletto che non sarà siciliano, un solo eletto che non sarà siciliano. Abbiamo chiesto a Paolo Gentiloni e a Mariana Boschi di candidarsi qui in rappresentanza di due cose. Maria Elena, perché è stata la madrina del G7 e quella esperienza internazionale importantissima è un'esperienza di cui io vado orgoglioso. Il G7 a Taormina, non avete idea di che forza turistica, di che forza propagandistica sta avendo per quel territorio. Ieri eravamo proprio con lei a Taormina a fare un convegno, ci dicevano i numeri sul turismo, sull'immagine della Sicilia che abbiamo avuto a seguito di quell'evento. E se ricordiamo che i 5 Stelle invece gli eventi delle Olimpiadi, dell'Expo
sismo che non volevano farcelo fare quando noi invece abbiamo insistito per farlo, e oggi si fa su Milano l'Human Technopole e diventa Milano un centro per la salute per tutto il mondo, un punto di riferimento. Abbiamo investito su tante cose che oggi ci stanno tornando. E Paolo Gentiloni è il Presidente del Consiglio attualmente in carica, che ha dimostrato di saper guidare lui insieme a Matteo Renzi prima il Paese, e quindi si è candidato a Catania, abbiamo fatto un evento l'altro giorno, anche lì molto partecipato. Noi abbiamo una bella squadra da rappresentare, abbiamo donne e uomini da far vedere, per cui organizzare i tè, gli aperitivi, gli incontri, le assemblee, i luoghi di lavoro, cioè far vedere i candidati organizzando voi degli eventi, per noi è un valore aggiunto. I nostri candidati sono un di più rispetto a quello che è già il simbolo e il progetto politico. Per cui l'invito che vi faccio è: sforziamoci per costruire questa campagna elettorale come se fossero elezioni amministrative. Le elezioni amministrative si va a cercare il voto uno ad uno per il candidato, col voto di preferenza, con i volti dei candidati sindaci, candidati consiglieri comunali, candidati assessori. La stessa impostazione dobbiamo dare a questa campagna elettorale. È l'unico modo per poter guadagnare punti percentuali decisivi. Poi dovrà azzeccare una battuta a Renzi, un punto programmatico Gentiloni, dovrà sbagliare Berlusconi a girare in quel modo e firmare l'ennesimo contratto fotocopiato di 20 anni fa. Quelle sono dinamiche elettorali che ci riguardano fino a un certo punto, ma tutto quello che possiamo fare noi facciamolo, e noi possiamo fare una mobilitazione negli ultimi 15 giorni, ci deve vedere impegnati con una campagna casa per casa. Chiudo invitandovi ad un evento che faremo mercoledì alle 19 al Teatro Al Massimo, verrà Matteo Renzi. Vi invito tutti ad essere presenti, perché anche questi momenti di partecipazione collettiva sono dei momenti di carica, momenti in cui ci si confronta e si costruiscono le basi per la rincorsa elettorale, per cui chi volesse venire è ben gradito. E mi raccomando, non immaginiamo di costruire una campagna elettorale tutta sulle spalle, dico qui di Teresa perché è la padrona di casa, ma potrei dirlo anche di tutti gli altri candidati. Diamo una mano, perché questa partita si può vincere, e si vince se arriviamo primi. Se si dovesse arrivare per primi in questa competizione elettorale, come è accaduto nella legislatura passata, l'incarico verrà affidato al PD. Poi vedremo che tipo di maggioranza si potrà costruire, ma sicuramente avendo l'incarico potremo avere il timone e quindi potremo continuare il percorso che abbiamo portato avanti in questi anni. In bocca al lupo e buon lavoro. E allora vi ringrazio di nuovo. Viva il Partito Democratico, viva l'Italia, viva Teresa Diadema.